Un doppio registro, abbiamo parlato di Serie A con il Bologna, parliamo anche di serie D con la Leonzio. Le due squadre si sono affrontate questo pomeriggio in amichevole a Torre del Grifo, dove gli Emiliani stanno sostenendo la preparazione durante la sosta di campionato. Tra l'altro l'amichevole Perla Grona che è finita 6-0 per gli Emiliani, doppiette di Viviani e Zemaili, ma parliamo della Leonzio. E della ottima situazione che vive la società lentinese. Possiamo anche andare a vedere per un attimo la classifica attraverso il nostro computer e vedere come in serie D in testa ci sia un'altra formazione siciliana, ottima protagonista in questa prima partita di stagione. Ligio e Virtus, secondo posto per la Cavese, al terzo posto Appaiate Rende e proprio Sicula a Leonzio. Realtà emergente, dicevamo, realtà che ha cambiato da qualche settimana, da un mese abbondante ormai allenatore, è arrivato Ciccio Cozza che è stato scelto dalla società per avvicendare Sebi Catania proprio sulla panchina a Bianconera e proprio Ciccio Cozza abbiamo sentito questo pomeriggio per analizzare il momento della Leonzio e le prospettive della formazione bianconera. Francesco Cozza è da poco più di un mese a Lentini. un bilancio di questi suoi primi 30 giorni abbondanti alla guida dell'Aleonzi. Il bilancio è positivo, abbiamo recuperato qualche punto rispetto a, a come eravamo in classifica. La squadra ora. Sta bene, in un momento buono, Ci siamo, abbiamo fatto una preparazione per il girone di ritorno dove credo che possiamo migliorare quello che si è fatto di positivo fino ad ora. e L'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile e giocarci questo primo posto assieme a Cavese e Gia Virtus. Su quali concetti base sta lavorando? Qual è il calcio di Ciccio Coz? Beh, un calcio offensivo, un calcio dove bisogna giocare sempre palla a terra, arrivare in porto attraverso le giocate e cercare di fare divertire il pubblico. E Quanto la Leonzio rispecchia questi concetti in questo momento? In questo momento già rispecchia quello che vuole l'allenatore perché iniziamo a essere più predisposti alla fase offensiva, riusciamo a, a fare gol con più facilità, non andiamo in difficoltà nei momenti difficili, non, non subiamo neanche tanto perché siamo bravi a a ripartire, è una squadra che rispetto a prima gioca un calcio offensivo perché la statistica lo dice, la media è due gol a partita e quindi direi che per il momento va tutto bene. Parliamo del campionato, lei quando è arrivato a Lentini ha indicato delle avversarie precise come prime concorrenti nella corsa di vertice, confermerebbe quei nomi, li cambierebbe? No, sono, sono quelle. La sorpresa è l'Igea Virtus che sta facendo un campionato straordinario, sono primi in classifica meritatamente, la squadra che ha fatto più gol, che ha subito meno sconfitte, è una squadra di tanti giovani che però secondo me nel giorno di ritorno po potrebbe avere anche delle difficoltà e potrebbe anche essere ripresa facilmente da quelle che stanno ora leggermente dietro. Però... Eh, gli faccio i complimenti ancora perché stanno, hanno disputato un ottimo girone d'andata, ora c'è il girone di ritorno che è tutta un'altra cosa e chi sarà più bravo porterà a casa la vittoria finale. Le altre siciliane voi avete da poco affrontato il Gela che comunque sta lì nella parte medio alta della classifica. Il Gela rispetto alle altre è quella che ci ha messo in difficoltà però l'abbiamo battuta. Eh... Ci sono squadre come Geli, a Virtus, la Turris, la Cavese, ci sono squadre costruite per vincere come possono essere Turris e Cavese, e anche la stessa Leonzio. Poi ci sono le sorprese che sono i Gela Virtus e Gela. Dispiace per la frattese perché era stato costruito per arrivare fino in fondo e si trova là dietro. però c'è tutto un girone di ritorno per poter fare bene noi dobbiamo cercare solo di migliorare la nostra classifica per raggiungere un obiettivo che è sui primi tre posti Soddisfatto delle operazioni di mercato condotte nella finestra di dicembre? Sì, sono soddisfatto, soddisfatto sono soddisfatto anche dell'organico che c'era prima quelli che sono arrivati sono venuti a darci una mano e mi auguro che ci facciano fare quel salto di qualità che è mancato nel girone d'andata Parliamo di lei per qualche istante perché ha scelto Leonzio e Lentini? L'ho scelto perché mi ha, mi ha convinto il presidente, in due parole. L'obiettivo era quello di costruire qualcosa di importante a vincere. Ho accettato subito: ho rifiutato la Lega Pro, ho rifiutato diverse squadre che mi avevano chiamato per andare a, a disputare un campionato di, di Lega Pro, però a giocare per non retrocedere. Non mi andava, ho preferito andare in un campionato di Serie D a cercare di vincere ha trovato una realtà sicuramente in crescita esponenziale. L'amichevole La di oggi contro una squadra di serie A come il Bologna è in qualche modo anche una chicca, un riconoscimento di questa crescita esponenziale. Concord? Sì, direi che è un riconoscimento per quanto di buono si stia facendo a Lentini, però c'è da dire che queste sono partite di prestigio, partite dove... Se affrontano squadre di categorie superiori devi essere bravo a non subire e psicologicamente a, a giocare alla pari senza avere paura. Lei la Serie A la conosce bene per averla frequentata a lungo. Dieci anni fa giocava in Serie A, oggi è un allenatore e allena la Leonzo. E fra dieci anni dove si immagina Ciccio Cozzi? Beh, il mio obiettivo è quello di. Tre o quattro anni arrivare ad allenare in categorie superiori, se l'obiettivo non, non lo raggiungo credo di cambiare mestiere perché andare in giro per quanto riguarda la Serie D o altre categorie alla pari o minore non, non faccia per me per quello che ho fatto in passato.